Tu hai scritto che l'azienda franco-indiana ArcelorMittal racconta balle e pretende la licenza di uccidere. Ma Mittal non ha ragione quando lamenta che non sono stati rispettati gli accordi? Beh, no, perché nel contratto che ha firmato non era previsto nessuno scudo penale. Per quanto incauti i nostri governi che hanno ceduto l'Ilva a questa cordata franco-indiana, non sono arrivati a tale punto di improntitudine dallo scrivere dentro a un contratto che gli avrebbero garantito l'impunità per i reati che fossero stati intenzionati o costretti, secondo loro, a commettere, visto che quello scudo è sempre stato sub iudice di un verdetto della Corte Costituzionale. Quindi non potevano impegnarsi, diciamo così, a babbo morto. Dopodiché tutta questa storia e questo alibi dello scudo levato crolla di fronte a quello che ha detto la stessa Mittal, che la stessa ArcelorMittal ha detto che se ne va anche se le ridanno lo scudo. E poi dice che il vero problema, cito testualmente, sono i provvedimenti emessi dal Tribunale Penale di Taranto che obbligano l'Ilva a completare talune prescrizioni entro il 13 dicembre 2019, termine che gli stessi commissari di governo hanno ritenuto impossibile da rispettare, pena lo spegnimento dell'altoforno numero 2, che è il vero problema. L'altoforno numero 2 dell'area a caldo dell'Ilva deve essere spento perché è una struttura killer. Nel 2015 quell'altoforno insicuro e vetusto ha ucciso un ragazzo, Alessandro Morricella, dopo altre morti, è stato investito da una colata di ghisa incandescente e si è trasformato in una torcia umana perché quell'impianto non è sicuro. Allora, dopo il sequestro di quell'impianto, Renzi fece un decreto per riaprire quell'impianto. La Corte Costituzionale ha bocciato quel decreto dicendo che quell'impianto o viene messo in sicurezza o deve essere spento perché continua a uccidere. Quindi di fronte a queste cose non c'è nessuno scudo che possa tenere, a meno che non aboliamo la Costituzione, il Codice Penale, la Corte Costituzionale e la magistratura, che è la vera pretesa di ArcelorMittal. Non ecco, credo che glielo potremo consentire. Non credo neanche.